Il Signore sia al vostro fianco per camminare con i passi della speranza. Buona giornata a tutti, buon giovedì santo. Dopo il tentativo di una celebrazione penitenziale per rafforzare il nostro spirito, seguo oggi con un breve messaggio per questo giovedì santo, che non vede la celebrazione dell'Eucaristia nelle nostre comunità. Poi ognuno di noi, ogni famiglia, seguirà anche le celebrazioni del Papa Francesco o del nostro Vescovo. Ecco, un'opportunità per vivere la nostra fede attorno al nostro pastore. E guardate che questo per me ha un grande valore spirituale e anche di relazione di comunità. Il pensiero della Chiesa lungo tutti i secoli, fin dalla sua nascita, è sempre stato quello del popolo di Dio unito al suo Vescovo. Poi c'è anche il senso universale, una Chiesa che ha come pastore il Vescovo di Roma, che chiamiamo comunemente Papa. Ma fin dalle origini, dalle prime comunità cristiane, quando le comunità cominciavano a organizzarsi, a vedere di stare insieme, non esistevano i parroci. La unica messa era celebrata dal Vescovo, accompagnato da diaconi, i quali avevano il compito di portare la comunione fino agli estremi confini della diocesi. Naturalmente erano anche diocesi piccole, non come le diocesi di oggi, ma c'era una sola messa alla domenica. Vorrei partire da questa esperienza per scorgere i segni con i quali Dio ci parla e come lo Spirito susciti nelle nostre riforme, non le nostre riforme, ma parla in mezzo alle situazioni e all'attenzione all'essenziale. E l'essenziale qual è? Si mostra in questi giorni della Pasqua. In quella sera del Giovedì Santo, Gesù si trova a condividere la cena. Sarà l'ultima cena, ma vediamo una comunità radunata. Una comunità di discepoli dove c'è di tutto. I traditori, i paurosi, gli ambiziosi, i permalosi, i dubbiosi, e proviamoci oggi, metterci anche noi. È una chiesa di povertà e anche di deboli, eppure, e qui sta la bellezza del Giovedì Santo, Gesù si fida ancora. Neppure Giuda viene chiamato traditore, colui che lo tradisce, ma non traditore. Fino all'ultimo Gesù lo chiama amico. È grande l'amore per la comunità, per la Chiesa, che Gesù, riprendendo la parola, dice: fate questo in memoria di me. Cos'è il questo? Non è solo la consacrazione del pane e del vino come siamo abituati a pensare. Noi il questo lo chiamiamo Santa Messa, la chiamiamo Eucaristia, lo chiamiamo sacrificio, ma il questo contiene la preghiera di Gesù in quell'ultima cena, la preghiera di Gesù che troviamo nel capitolo 17 di Giovanni. Se volete potete prenderla in mano oggi e pregare come Gesù ha pregato. E quella preghiera dove è contenuto anche il nuovo comandamento di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Anche questo fa parte di quel questo fatto in memoria di me. Troviamo poi un Gesù che lava i piedi ai discepoli, un gesto che richiama il servizio. Non c'è poi riferimento al racconto della cena della notte della liberazione dell'Egitto, ma sicuramente ci sarà stato.
Quindi l'ascolto dell'intervento di Dio nella storia del popolo di Israele diventa anche il nostro ascolto questa sera. E poi il fatto di essere intorno ad uno stesso tavolo per condividere la cena. Fate queste memorie di me, racchiude tutti questi elementi. Ci sono tutti gli elementi per capire come la pensava e come la pensa ancora Gesù. Cerimonie, sacrifici, processioni restano vuote, esteriori, di facciata, se non partono da una comunità che si raduna e li rinnova, cerca di capirli per viverli oggi. Ecco, forse questo tempo di astinenza di riti e di chiusura delle chiese ci può aiutare a scoprire altre risposte di fronte all'anestesia dello spirito. Fate questo in memoria di me, che per il Vangelo significa una comunità in preghiera nel nome di Gesù e non rituale e abitudinale. E una comunità può essere anche in questo momento la famiglia stessa, due o tre persone riunite nel suo nome. Una comunità che serve, che ama, si sporca le mani, che condivide come Gesù, che accoglie e perdona, riconcilia e dona, dà come volete. Una comunità che si raduna e ascolta il Vangelo sotto la guida dello Spirito anche quando la domenica non ci sarà la messa. Ecco perché vorrei cogliere questa opportunità in cui abbiamo fatto l'esperienza di stare senza la messa, di sospendere le prime comunioni, le cresime, le confessioni e sentirci invece popolo di Dio nella diaspora. Forse questo Giovedì Santo ci insegna a rivedere cosa realmente vuole il Signore. Ascoltiamolo per riprendere di nuovo in mano un giorno la situazione delle nostre comunità toccate e messe in discussione da un virus biologico e per metterci tutto l'impegno per guarire dai mali del nostro tempo e che spunteranno anche dopo questa emergenza, perché ce ne saranno ancora. Per ricordare questo Giovedì Santo ho messo qui il pane e il vino, un catino con una brocca d'acqua e la sua mano per il servizio, per indicare quella notte della cena del Signore. E poi la parola di Dio, che non mancherà mai di essere nostra luce. I segni essenziali della comunità pasquale, non ce ne sono altri. Che vuole una comunità pasquale che vuole risorgere e non tradire il Maestro e la profezia con i lieviti vecchi. E concludo lasciandoci coinvolgere da questa missione che richiede testimoni coraggiosi. E per concludere, oggi non faccio la preghiera perché seguiremo le messe del Giovedì Santo sicuramente in televisione con il Vangelo di Giovanni, che dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servo, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome me lo concedo. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.
Questa è stata l'ultima cena ed è la messa della Chiesa del nostro tempo. Gesù, il pane della vita e il vino dello Spirito, ci faccia discepoli coraggiosi. Gesù, che è venuto per servire, ci rafforzi nella carità da condividere. Gesù, che prega ed è presente nella comunità, ci apra l'ascolto e la fraternità. E per tutti voi, piccoli e grandi, la benedizione del Dio della vita e della pace. Padre, Figlio e Spirito Santo. Buon Giovedì Santo a tutti. Ecco, ricordo che la messa del Vescovo in cattedrale sarà questa sera alle ore 20:30, che sarà trasmessa su Telepace, e poi anche, per chi vuole, anche la messa del Papa alle ore 18 questa sera. Buon Giovedì Santo di nuovo.